Ok, allora, questo è Swansvan ed è un lago che attualmente è ovviamente ghiacciato. Siamo a meno 10, fa freddissimissimo. Per allacciarmi i pattini mi si sono congelate le mani, per 5 secondi avevo le mani rossissime. E niente, però mi piace. E poi c'è il tramonto, è carino. Però fa freddissimo adesso, quindi ho la faccia congelata. Però niente, no, è una bella giornata. Ho beccato degli amici, ho mangiato un dolce, ho scroccato un dolce. Interessante. E non lo so, la gente penserà che sono pazza, che sto parlando da sola. Quindi siamo a fine gennaio, c'è stato un lockdown generale, peggio di prima, il primo serio lockdown, mettiamola così, dove tutto è chiuso tranne farmacie e supermarket, e siamo ancora a casa da novembre e speriamo verso febbraio di poter, cioè tra qualche giorno, di poter riniziare a lavorare, perché è una menata stare a casa. E io non so più cosa fare. Oh, che fretta! Sto congelando, ragazzi, sto congelando. C'è un sacco di gente che pattina qua, non credevo. Comunque, sono seduta per terra sul ghiaccio, ho i piedini, le dettine dei piedini, non me le sento più. Fa freddissimissimo e sono contenta però di aver fatto qualcosa di alternativo. Era una settimana che io stavo chiusa in casa. E è un po' tantino, sono iniziata a deprimermi, ma oggi ho deciso che avrei dovuto fare qualcosa. Quindi ho deciso di uscire e andare a pattinare, ho portato i miei pattini, ho portato il mio treppiedi e eccoci. Sembra troppo carina e dolce col cappellino e gli occhialoni giganti. Ah, ho fatto i buchi alle orecchie, fa malissimo, mi sento una ragazzina di 12 anni, non riesco a dormire perché io dormo con la testa appoggiata sull'orecchio, quindi è stato un po' complicato. Vi metto il video di me mentre faccio i buchi alle orecchie. Sì, non sto connettendo il cervello, io non so cosa stai dicendo. Ancora i piedi congelati, nel frattempo è buio e sto andando a fare spesa perché non ho niente in frigo, quindi stasera mi farò una bellissima vellutata di broccoli calda, perché ragazzi fa un freddo micidiale e non mi sento davvero proprio tutto il piede a sto punto. Io ancora non mi sento i piedi, davvero, cioè è un problema. Spero questo video vi sia piaciuto.